Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte affronteremo gli ultimi capi palestra rimasti in questo mega rematch che, come vedete, ci ha visto combattere tutti questi capi palestra. Li abbiamo sì combattuti tutti nelle scorse puntate, quindi tocca fare ora gli ultimi, che sono quelli che vedete in questa schermata qui esattamente. Quindi quelli di tipo fuoco, quelli di tipo drago, quelli di tipo, penso, terra di sopra. E questa qua che penso sia di tipo folletto e questi che sono di tipo boh, tipo drago anche loro, credo, no, tipo volante. Ok, questi di tipo volante. Bene, iniziamo allora. Iniziamo da quelli di tipo fuoco, quindi iniziamo, mettiamo davanti Greninja e partiamo proprio con Fiammetta. Ma nel campo Meg. Eccola lei, Swag, che dà il soprannome ai suoi Pokémon. No, pensavo di fare surf, mannaggia me. No, di nuovo, pensavo di fare surf. Vabbè, sono fuso. Surf, grazie. Perfetto. Vai, lasciamo Greninja. E andiamo di surf. E poi Torkoal, ancora surf. Torkoal che mette la siccità, va bene. In teoria avrebbe dovuto diminuire di parecchio l'efficacia delle mosse di tipo acqua, ma come vedete non è servito a nulla. L'abbiamo comunque one shottato perché Greninja è troppo forte. Ora tocca a Pansier qui. E andiamo di surf. Perfetto. Abbiamo battuto anche Chili ed ora Blaine. Che manda in campo Ninetales. Andiamo di surf. Livello 72 per Greninja, poi Rhydon. Surf. Ed infine Magmar. Bene, quando combatte Greninja le battaglie sono facilissime, come vedete. Andiamo a darci una curatina veloce qui. Perfetto. E andiamo a sfidare quindi i due tizi di tipo drago. Drayden. Sempre con Greninja, ovviamente. Che ha un bel gelo raggio da sparargli. Vai, gelo raggio. E si evolve in Greninja forma Ash, e quindi da qui in poi la battaglia è praticamente finita. Ice Beam. E Axio. Poverino. Ice Beam. Perfetto, abbiamo battuto Drayden. E non c'è Iris qui, tra l'altro, perché tecnicamente non è diventata una capo palestra. Cioè, non è stata una capo palestra che noi abbiamo sfidato, effettivamente. L'abbiamo risfidata in qualità di capo palestra. Ora tocca Sandra, che manda in campo Kindra, che non è di tipo drago ancora, quindi si becca un bel Dark Pulse e va a casa. Ecco fatto, poi Dradigon. Ice Beam. Gyarados. Lasciamo Greninja. Ok, diminuisce l'attacco ma non conta niente. Andiamo di Dark Pulse. Morso, complimenti per la scelta della mossa. Poi Dragonair. Ice Beam. Ed infine Dragonite. Danno 4 per con gelo raggio e addio Dragonite. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Claire. Dopo aver battuto quindi questi di tipo drago, direi di sfidare quella di tipo folletto che è lì da sola. Questo che tipo sarebbe che è vuoto, secondo voi?
Tipo buio forse? Non hanno mai fatto dei capi palestra tipo buio, effettivamente. Ora che lo noto, è vero, non hanno mai fatto capi palestra di tipo buio. Strano, molto strano. Ok, iniziamo con la lotta contro quella di tipo folletto e andiamo di Poison Jab. Poi Sylveon. Poison Jab di nuovo. Mr. Mime? Andiamo di Earthquake su Mr. Mime, va? Che forse è meglio. Esatto. E poi Mewile, tipo acciaio folletto, quindi Earthquake è sicuramente la scelta migliore. Super efficace e addio. Perfetto, abbiamo ribattuto anche Valerion. Andiamo a curarci un attimino Pokémon e andiamo ad affrontare poi il capo palestra di tipo Terra. Il penultimo tipo. Eccoci qui. Allora, manderei in campo Sceptile. E andiamo a sfidare Rafan. Che inizia con Krokorok. E eccomi al minuto l'attacco, questa cosa non va bene. Poi Palpitoad, lasciamo in campo Sceptile. E di nuovo Leaf Blade. Ed infine Excadrill. Tosto Excadrill. Facciamo Mega Evoluzione Energy Ball. Perfetto. Ora andiamo su Giovanni. Questa volta la vittoria sarà mia. Ma tu non dovevi essere tipo arrestato da qualche parte, in cella, che cazzo ne so. Inizia con Persian. Andiamo di Leaf Blade. E ancora Leaf Blade. Poi Golem. Lasciamo in campo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Bello che non abbia vigore. Poi Cloyster. A questo punto, raga, è tempo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Ah, complimenti! Geloscheggia, mossa prioritaria e mi ucciderà il Sceptile. Sì. E vabbè, è andata così. Quindi chi mandiamo ora contro Cloyster? Manderei Heracross. Con un bel Earthquake. Ecco fatto, poi Kingler, lasciamo Heracross. Questo comunque non ha Pokémon di tipo terra, cioè Pokémon di tipo tutto. A casissimo proprio. Rhydon, lasciamo Heracross. E andiamo di Close Combat. Ed infine Machamp. Contro Machamp io andrei ancora di Close Combat. Vai. Ci siamo azzuffati per bene. E abbiamo ribattuto di nuovo anche Giovanni. Scappa mentre puoi, attenzione, minacce. Scappa finché puoi. Allora, andiamo a curarci e andiamo a sfidare quindi l'ultimo set di capi palestra. Da risfidare, ovvero quelli di tipo volante. E contro quelli di tipo volante userò il Greninja. Salve, Winona, vai. O Winona. Allora, Skarmory. Ecco, Skarmory è proprio quello con cui non doveva iniziare, mannaggia lei. Andiamo di geloraggio comunque, non sarà normalmente efficace. E ancora geloraggio. Perfetto, Greninja forma Ash. E poi vanno in campo Swallow. Ecco, questi invece sono i Pokémon volanti che mi piacciono. Ice Beam e a casa tutti quanti. Perfetto,
Pelipper, anche questo vedi dà un po' di difficoltà. Andiamo di Dark Pulse quindi. Ed infine Altaria. Altaria invece il gelo raggio se lo becca tutto nei denti. Perfetto, abbiamo sconfitto Winona. Poi andiamo con Skyla, ovvero Anemone. Con le sue battaglie mentali del cavolo. Eccola qua. Andiamo di gelo raggio, facciamoli vedere noi le battaglie mentali, va? Anzi, facciamole vedere noi le battaglie mentali. Fino a prova contraria, una ragazza. Unfezant, vai. Congeliamo il fagiano. Poi lo ritireremo fuori durante il ringraziamento. Suanna. Dark Pulse. Niente, raga, Greninja è semplicemente troppo forte. Ok, andiamo a curarci per l'ultima sfida contro quello che dovrebbe essere Valerio, credo. Il primo capopalestra di Johto. Che sarà l'ultimo ad essere affrontato in questa parte. Time to Soar. Eccolo qua, Faulkner. Rimane in campo Utut, infatti. Poverino. Poverino con Utut. Ok, poi Dodrio. E Pidgeot. Bene, abbiamo praticamente ribattuto tutti i capi palestra. Abbiamo risfidato tutti i capi palestra. E a questo punto, compreso Ryuki, questo qui che abbiamo fatto all'inizio degli episodi in cui abbiamo iniziato ad affrontare il capo palestra, ora possiamo fare un salto al centro Pokémon, eccoci qui. Non so perché non mi sia curato là sotto, ma non chiedete. A questo punto possiamo entrare nella seconda costruzione. Abbiamo quindi fatto tutti i capi palestra, nella seconda costruzione secondo voi cosa c'è? Qui ci sono tutti i campioni della Lega. Vedete? E i vari Super 4 più altri campioni tipo qua vedo Drake, questo qui, altri comunque avversari molto forti di Ash. Quindi ci sono tutti i Super 4, tutti i campioni e le personalità importanti, diciamo. Come vedete, c'è anche Iris, per esempio, o Dianta che non abbiamo mai affrontato effettivamente alla Lega, per dire, come così come Nardo. Cioè, questi qui non li abbiamo tecnicamente affrontati noi, eh. Sono i Super 4 dei giochi, praticamente. Ash non li ha mai affrontati, mentre questi sono alcuni dei capi palestra, se non sbaglio. Sì, sono alcuni dei capi palestra. No, sono i saggi, sono quelli della Battle Frontier. Ok, sono quelli della Battle Frontier, infatti non mi viene in mente. E questi invece sono quelli delle Isole Orange. Qui ci stanno i Super 4. Sì. Bene, dai, noi affronteremo questi, ma nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.